Intanto che lei si riprende, volevo fare un'osservazione. Mi sembra che questa la posizione della Chiesa stia cambiando rispetto al catechismo, che in effetti è, io trovo abbastanza tremenda come affermazione, perché che dire esistono gli omosessuali, facciamocene una ragione, purché si sottraggano a se stessi, mi sembra qualcosa di improponibile, francamente. E non possiamo dire a una persona sei quello che sei, ma dimenticatelo, fai come se non esistessi. Un conto è dire due fidanzati che si promettono sposi, poi questo noi possiamo, ognuno, cioè questa è un'idea che può essere mia, sua, ma di tutti chiaramente. Ma anche dal punto di vista, se vogliamo dire, della Chiesa Cattolica, per noi due fidanzati possono mantenere una loro castità in previsione della loro unione matrimoniale, piuttosto che appunto la vedovanza, ma queste sono persone che hanno potuto adire al loro percorso e che possono adire al loro percorso. Essere se stessi, cioè due persone che... Cioè compiere atti sessuali, intendere. Certo, ma in linea con quello che loro provano. Io non chiedo a un eterosessuale la castità perché trovo che non sia una cosa lecita. Non è lecita, tu sei un eterosessuale, puoi avere un fidanzato, un marito e con questo avere i rapporti sessuali che secondo la tua predisposizione naturale. Se io dico a un omosessuale, riconosco che tu esisti, e già qui mi sembra che siamo ai minimi sindacali, riconosco che tu esista, ma non rinnega te stesso, è una cosa che non posso chiedere a una persona, perché dovrei dire a un ragazzo che si vuole bene a un altro ragazzo, un uomo, di non essere per lui quello che io sono per mio marito o mio marito per me. Ma chi sono io? Perché mai? Questo è il mio punto di vista rispetto a, quindi è assolutamente personale e individualissimo. E l'altra cosa invece che mi sembra che si dimentichi un po' dal punto di vista sociale è che ci sono, che le lotte, io capisco, mi trovo d'accordo su moltissimi punti rispetto non mi trovo d'accordo rispetto alla filosofia gender, a questa ideologia gender, però dobbiamo forse chiederci perché nascono queste ideologie. Perché si fanno le rivoluzioni? Perché le donne hanno fatto perché c'è stata la rivoluzione sessuale? Perché le donne sono arrivate al 68 a fare e a dire quello che hanno fatto? Perché c'è dietro una repressione che durava da secoli e da lì bisogna, il percorso è un po' l'inverso, cioè non dare addosso in un certo senso, non che lei lo stia facendo, intendiamoci, ma chiederci perché si arrivi a questo, perché c'è un'esacerbazione, un'esasperazione e un rifiuto totale della condizione in cui vivono altre persone, che porta poi a per forza una qualche sorta di rivoluzione. È successo per la razza nera, che nel Novecento ancora non poteva neanche accedere a posti pubblici, è successo per le donne, per la rivoluzione sessuale, per la loro condizione, per la condizione in cui venivano tenute da secoli, succede per queste persone. Perché? Perché sono persone sostanzialmente emarginate. Il vero problema forse siamo più noi che non loro. Cioè loro per noi costituiscono un problema, ma la domanda è perché costituiscono un problema per noi? E loro che armi hanno per farsi valere? Perché bisognerebbe forse, io non lo so, ma tante volte mi sono domandata se i miei figli, quelli che io ho in casa, mi ponessero di fronte a questa situazione. Il conto è capire, non allora, so se... Allora, io però una cosa voglio dire, per me non costituiscono un problema. No, dicevo noi inteso come società. No. E beh, non è così. Mi spiace, le dico questo, l'Italia, tanto questo per tornare sull'omofobia,
L'Italia è uno dei 10 paesi gay friendly del mondo, non detto dagli italiani. Adesso? Ecco. Dopo che cosa? In Italia due presidenti di regione eletti dal popolo sono gay dichiarati, loro hanno detto essere gay, certo. No? Quindi non è una nazione omofoba. In Italia c'è una polizia, un corpo della polizia, dedicato ai reati omofobi, no? Che si occupa di questo, che vengono chiamati, e hanno un, adesso io non mi ricordo i numeri perché non la, se Pietro Paolo te lo ricordi quel libro che avevo letto, hanno una casistica irrisoria dal punto di vista dei numeri di reati contro l'omofobia, no? Quindi in realtà non c'è, per me personalmente, e io credo che la stragrande maggioranza degli italiani, possiamo dire per l'Italia in genere, non costituiscono un problema. Il discorso... Veniamo dalla storia è storia, non si può negare la storia. No, allora, i nazisti li mettevano ho capito, quello che è successo, certo, quello che è successo, certo, a San Francisco 20 anni fa ci ha portato noi a dire che siamo un paese gay friendly, a parte che bisognerebbe chiederlo ai ragazzi gay come si trovano bene in certe situazioni, secondo me. Però ripeto, io non lo dico per dire siamo delle chissà che cosa. Però le assicuro però che numericamente non è così. Non è così. Poi l'altro discorso della castità, certo, vabbè, adesso così mi sento un po' tra amici, il discorso del vivere la castità credo che sia un discorso duro per tutti, no? Tutti viviamo la castità, anche gli sposati, perché gli sposati, a differenza di chi non è sposato, ha rinunciato, io donna sposata, ho rinunciato a tutti gli uomini tranne a mio marito, cioè, devo dire, anche uno sposato vive la castità. Anche uno sposato che poi si ritrova in una situazione in cui non può più avere rapporti sessuali, ma non è che cambia la sua identità perché io non posso avere rapporti sessuali, cioè la sessualità in sé, l'esercizio della sessualità non mi definisce come persona più o meno più degna, certo che è costoso, lei ha detto una sacrosanta verità, ma di fatto, così come poi il discorso dei divorziati risposati, cioè, intendo dire, sono certo situazioni estremamente delicate che andranno affrontate anche caso per caso, ma peraltro il discorso della castità non è dedicato a loro, è dedicato a tutti. A tutti. No, ma quindi è in senso totale, però. Ma no. Un conto è una scelta, ma se io ti dico che un uomo ama, perché mi viene in mente un po' Sant'Agostino, ama e fai ciò che vuoi. Allora ragazzi, il presupposto non è con chi fai sesso, è come lo fai, qual è il sentimento che ti porta. Ama e fai ciò che vuoi, questo è Sant'Agostino. Sì. Allora io dico, se io un bambino? Chi sono io? Ecco, no, parliamo di adulti, parliamo di sessualità. La sessualità se io amo e faccio ciò che vuoi. No, ragazzi, non scherzate su questi argomenti. No, è una provocazione che non accetto. No, perché non è. Non parliamo di sessualità adulta in questo contesto. Sì. I bambini hanno una loro sessualità, come tutti i libri di pedagogia e psicologia ci hanno insegnato e ci insegnano, ma quella è la sessualità dei bambini. Io volevo conti, cioè, la non fase bloccare anale, la fase orale, scusate, però io non volevo bloccare questo. Non mettiamoci su cose che non c'entrano. Volevo aggiungere. No. Volevo aggiungere, scusate, per riprendere questa discussione, però volevo chiudere l'argomento. Perché la signora poi ha citato il discorso dei discriminati, del femminismo, e quindi lo volevo riprendere. L'origine, insomma, mi sembra che ci sia dietro qualcosa che vada prima di poter concludere. Allora, chi c'è dietro? Chi c'è dietro alla teoria del gender? Perché una domanda che tutti credo ci facciamo, come possono questi teorici del gender muovere così tanto? Muovere così tanto. Allora, intanto l'origine del gender, che sembra una teoria così postmoderna, no? Così. In realtà ha un'origine negli anni 50. Quindi il termine gender, il primo è stato coniato, diciamo, se vogliamo, usato in questa accezione, la prima volta negli anni 50, ed è stato usato da
fondamentalmente da due pensatori, uno seguace dell'altro, e sono Kinsey e Money, che sono estremamente interessanti da andare a studiare perché fanno capire moltissimo di che cosa, da dove viene questo gender. Allora, intanto Kinsey, chi era Kinsey? Kinsey forse vi suona perché abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo studiato alcuni, i famosi rapporti di Kinsey sul comportamento sessuale degli americani. Negli anni 50 Kinsey scrisse, nell'anno 48 in America, scrisse un rapporto che è tuttora citato come bibliografia in tutti gli studi di sessualità, un rapporto sul comportamento sessuale degli americani maschi, poi negli anni del 50 sul comportamento sessuale delle donne, e poi questi sono pubblicati, stati pubblicati poi anche in Italia nell'anno 50 e nell'anno 60. Io l'ho studiato per esempio all'università quando facevo medicina, ormai tantissimi anni fa. Che cosa diceva questo rapporto Kinsey, importantissimo, tuttora citato, finanziato dalla Fondazione Rockefeller? Che cosa diceva? Diceva che, un rapporto, uno studio sociologico, che il 47% degli americani avevano fantasie omosessuali, che almeno il 37% degli americani aveva avuto un'esperienza omosessuale e che quel 4% degli americani era omosessuale. Ora, bisogna analizzare come questo rapporto, ripeto, tuttora considerato dalla ideologia gender e non solo, come esce. Intanto questo studio è stato fatto su un campione di volontari, e qui non è che ci vuole essere uomini di scienza per capire che se sono volontari anche sono orientati, perché diciamocelo francamente, se io sono seduta sul tram e mi arriva uno e mi dice: scusi signora, posso fare una domanda? E dico: sì, prego. Mi dice: scusi, mi può dire che fantasie erotiche lei ha? Io direi: senta, per piacere, scenda da sto tram e mi lascio in pace. Se mi offro volontario, già forse, no? E quindi questo è il primo. E poi, per ammissione dello stesso Kinsey, il 25% del campione erano detenuti americani, detenuti per crimini sessuali. Quel già ci dice, no? Come? E questo dice anche molto sugli studi scientifici. Adesso, per esempio, se ci fosse tempo, l'ho anche portato, ci sarebbe da parlare, c'è uno studio di cui si sta molto discutendo sui bambini nelle coppie omosessuali, il benessere dei bambini nelle coppie omosessuali, per capire come vengono presi, fatti questi studi e questi campioni. Chi era Kinsey? Kinsey era un pedofilo militante, perverso. Di sua origine era un insettologo, è famoso anche per aver scritto un importante trattato sul comportamento delle api. Lui dice, Kinsey, che ha realizzato la più grande biblioteca di materiale pedopornografico del mondo, e lui dice, anche questo la dice lunga su di lui, secondaria solo a quella che c'è in Vaticano. Questo ovviamente un dispregio, diciamo così. È stato Kinsey autore e protagonista di filmati di pedopornografia insieme alla sua famiglia e insieme ad amici. L'anno 50. E sembra che con questo, ci sono stati anche delle denunce, lui abbia con questi filmati ricattato personaggi importanti, tanto per cui la Fondazione Rockefeller è riuscito a essere finanziato ed avere questa risonanza mondiale dalla Fondazione Rockefeller. Nel rapporto di Kinsey c'è tutto un capitolo dedicato all'orgasmo dei bambini, dei soggetti in puberi. Lui ha studiato e filmato per 24 ore dei soggetti, bambini, provocandone l'orgasmo per studiarlo, sulla frequenza, sulla possibilità, eccetera, eccetera. Ed era pedofilo militante. Cosa vuol dire pedofilo militante? Vuol dire che ha lasciato scritto che la sessualità è anche nei bambini, e così è vero, i bambini hanno una loro sessualità, che non va repressa, come invece si tende a fare per riservarla a tempi più
più adulti, ma che va stimolata diciamo liberata in tutti i sensi, liberata in tutti i sensi. Questo è Kinsey, e Kinsey è stato proprio quello che ha coniato il termine del genere, Il seguace di Kinsey è Money, e qui anche Money, è appena uscito un libro su Money che vi invito a leggere, edito da San Paolo, che è bellissimo, cioè bellissimo, un po' da stomaci forti, però fa ben capire il gender, perché racconta un'esperienza. Money è uno psicologo, anche questo citatissimo, adesso voi stasera andate in internet e andate a vedere in quante bibliografie di studi c'è Money. È uno psicologo che è stato fondatore della clinica John Hopkins di Baltimora, e lui è stato sull'identità di genere, proprio è stato quello che ha messo per iscritto che il genere era una sovrapposizione culturale, che non era un qualche cosa di innato, di natura, ma che fosse frutto dell'educazione. E lui ha sviluppato queste teorie perché in quella clinica radunavano tutti i casi di quelli che prima vi avevo definito di intersex, un po' impropriamente, ma diciamo, di questi bambini. Allora, questi bambini dall'America e non solo andavano a curarsi in questa clinica, e lui sosteneva, diceva: non preoccupatevi, perché non è tanto importante come uno nasce, ma come, per la felicità della persona, ma come uno viene cresciuto. E quindi era uno famoso in questo. Money è famosissimo ed è rimasto famosissimo perché ha scritto un articolo di risonanza universale sul caso dei gemelli Rainer, due bambini gemelli omozigoti, quindi uguali, che sono stati da lui con successo, secondo lui, trattati. Perché parlo di Money? Primo perché è uno degli autori e dei pensatori del gender, ma perché di recente, negli anni 2000 in America e adesso in Italia con la pubblicazione di questo libro, di John Colapinto, i gemelli Rainer hanno raccontato a John Colapinto, un giornalista, la loro vera storia di questo successo. Chi sono questi gemelli? Questi gemelli sono bambini nati nel 65 nel sud del Canada, e bambini che prima dei due anni soffrivano di fimosi, una piccola patologia comune a tanti bambini. Cioè, per chi non lo sapesse, il prepuzio, la pelle del pene è stretta, il glande non si scopre, dà degli inconvenienti di igiene perché tiene chiuso, e se è serrata e va avanti con gli anni anche dei problemi nell'attività sessuale, tant'è che si ricorre alla circoncisione. Quindi intervento diffusissimo, alcuni lo fanno per motivi religiosi a tappeto, indipendentemente dalla fimosi o meno, altri solo in presenza di questa fimosi, che peraltro molte volte si risolve anche da solo, tenendo pulito, eccetera, eccetera, le mamme lo sanno. E va bene. Morale della favola, questi due bambini vengono accompagnati in ospedale per fare questo intervento. Una serie negativa di eventi fa sì che uno dei due bambini, il piccolo pene, viene bruciato con l'elettrobiostri. Quindi immediatamente la famiglia giovane, padre e madre, sospendono anche l'operazione dell'altro, chiaramente, e se ne tornano a casa disperati. Disperati perché si ritrovano con un bambino piccolino che non ha più l'organo genitale, a parte i problemi del fare la pipì, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente si chiedevano giustamente che vita avrebbe avuto questo bambino. Un giorno alla televisione sentono l'intervista di Money, che era un luminare, un psicologo luminare della scienza, fondatore di una clinica importantissima, che dice questo: dice, guardate che la sessualità non è qualche cosa che si può costruire, l'identità di genere, come uno vive la propria sessualità, dipende da come viene allevato, indipendentemente dai disturbi alla nascita. Lui trattava intersex. Allora questa famigliola prende il camper, arriva a Baltimora, va da Money. A Money non sembra vero, perché è lo studio perfetto, cioè si trova un bambino sanissimo, anche geneticamente, normale, no? Però senza pene, e il caso confronto, che è il gemello uguale geneticamente, che vive nello stesso ambiente familiare, perché è cresciuto dalla stessa famiglia.
Allora rassicura la famiglia, inizia un percorso di incontri periodici con questa famiglia e un intervento, iniziano con un intervento riparativo di questo bambino e invita, e qui è il clou della storia della vicenda, a crescere questo bambino come bambina, Brenda. E infatti questi genitori rincuorati tornano a casa loro, iscrivono all'anagrafe questo bambino che fino ai due anni e mezzo, tre, quello che fosse, era maschio, come una bambina, Brenda, e lì inizia la vita da femmina. Resta il fatto che questa Brenda era una bambina, quello che si definirebbe adesso un maschiaccio, molto vivace, molto più irosa e aggressiva del fratellino maschio, raccontano, che poi in questo caso è molto interessante perché gli americani, che sono molto pragmatici, questo bambino aveva dei problemi comportamentali, nei registri in cui era seguito da degli psicologi di dove abitavano, avevano segnato tutto, no? Le maestre raccontavano che si rifiutava di fare la pipì seduta come le altre, che si rifiutava di fare la pipì seduta come le altre bambine, che erano attaccabrighe, che le bambine non volevano giocare con lei perché era un maschiaccio, i maschiacci non la volevano perché era una bambina, insomma un disadattamento bestiale. Passano gli anni, intanto Money continua a scrivere, perché periodicamente aggiorna la sua pubblicistica, continua a scrivere dicendo che questo è un caso perfetto, e sei l'esempio perfetto di come l'identità di genere è una costruzione, fino a che questa famiglia, poi ve la faccio breve, è interessante leggere il libro, la mamma diventa depressa, alcolizzata, il padre alcolizzato, insomma la famiglia, l'altro fratello con grossi problemi, legato proprio a questa situazione, oltretutto a questo inganno, perché tutti credevano che Brenda fosse Brenda e non... Arriva all'età di 14 anni che Money vuole sottoporre Brenda all'ennesimo intervento chirurgico, e ricostruirle una vagina, dice questa bambina, per avere una vita sessuale il più possibile normale, anzi normale, deve avere un organo genitale femminile, a tutti gli effetti, quindi con intervento di ricostruzione. Brenda si rifiuta, intanto i due gemelli non vogliono più andare a visita da Money, e dopo diranno perché. Si rifiutano, aggressivi, vanno in crisi tutte le volte che la famiglia dice è ora della visita, bisogna andare da noi. Morale della favola, scoppia una crisi per cui addirittura Brenda minaccia di suicidarsi, il padre prende la decisione di dire a questa bambina di 14 anni la verità. E allora la prende di sparte e racconta, dice guarda che effettivamente tu non sei una bambina, ma sei un bambino, sei un maschio. Ma quando eri molto piccolo è successo questo e questo, e la mamma e il papà si sono affidati a Money, che è un luminare di queste cose, che ci ha consigliato di farti crescere bambina. Brenda poi racconta, come David, che ha provato una sensazione meravigliosa di liberazione, no? Dice ecco, io sono un maschio, perché lei si sentiva un maschio. Una sensazione di liberazione, ha voluto immediatamente tornare maschio, anche all'anagrafe, quindi è stata una situazione complessa, ai 16 anni ci è riuscito, David, è diventato David. E da lì ha ricominciato la sua vita, insomma, ha ricominciato a rifiorire come maschio, oltretutto facendo anche strada nella vita, insomma, crescendo. Money, imperterrito, lavori scientifici, continuava a scrivere che il caso dei gemelli era un caso ben riuscito. Resta il fatto che questo cresce David, si sposa, riesce a trovare, è molto interessante il libro, una ragazza che lo capisce, a cui racconta tutta la sua storia, non deve essere facile innamorarsi e sposarsi con... Era una ragazza particolare che aveva tre figli da tre uomini diversi, però aveva violenti anche, aveva trovato invece in David proprio una bella persona che ha accolto lei e i suoi figli, chiaramente David non poteva avere figli, quindi un matrimonio, diciamo così, di affetto. E David cresce questi bambini. Resta il fatto che la vita è difficilissima per quest'uomo, tant'è che, detto in breve, l'altro fratello muore di overdose, di tossicodipendenza, e lui si suicida. Però abbiamo di David delle testimonianze, anche dei filmati, perché intorno all'anno 2000
molti bambini che erano stati trattati alla John Hopkins Clinica hanno fatto un gruppo, internet ha aiutato molto in questo, un gruppo in cui si sono confrontati. Intanto la clinica dal punto di vista scientifico effettivamente si è rivelata un fallimento, perché le soluzioni... è stata chiusa la clinica, Money è stato allontanato, pur continuando a essere un guru del genere, tuttora citato e citatissimo, è stato allontanato, i suoi pazienti si sono cercati in internet e hanno iniziato a dire che cosa passavano. E hanno raccontato, Money, vi ricordate, pedofilo militante, anche lui sostenitore, sottoponeva i bambini a incontri pedofili. Obbligava i gemelli, hanno raccontato che quando, all'insaputa dei genitori ovviamente, quando lui li riceveva, lì faceva una cosa che è disgustante, che fa, li faceva accoppiare i due gemellini, cioè faceva compiere degli atti, no, per lì, ma perché? Perché? Per liberare la sessualità dei bambini, perché liberassero la loro sessualità e questo li aiuta, oltre probabilmente a servire ai loro... pochi interessi, ma perché li aiutasse ad affrontare liberamente la sessualità secondo la teoria del gender. Ora, quindi esce la storia dei gemelli Rainer, John Colapinto la scrive in un libro, però poi la storia va avanti, tant'è che David si lascia con la moglie e si suicida. Ecco, questo è interessante, questa storia, per Edizioni di San Paolo, il bambino che è stato cresciuto come... una ragazza, si intitola. Poi magari, Carlo, mi sono dimenticata, ti mando una bibliografia di tutto questo. Va bene, chi c'è dietro? Allora, sicuramente pedofili militanti dietro la teoria del gender. Sono andata a pescare, prima vi dicevo, faccio un passo indietro. Quando vi ho detto che la lotta contro l'etero normalità nelle scuole, le 19 organizzazioni che fanno parte della governance, una di queste organizzazioni è l'Arcigay di Roma, che è stato il primo arcigay italiano, che è intitolato a Mario Mieli. Voi sapete chi è Mario Mieli? No, perché uno lo deve sapere, dice, vabbè, una di queste associazioni si intitola Arcigay, intitolato a Mario Mieli, no? Queste sono le organizzazioni individuate dal nostro Stato come governance, insomma, gli esperti di questo progetto. Mario Mieli è un ragazzo nato nel 1952 nella borghesia milanese ed è stato uno dei primi, forse dei primissimi, transessuali dichiarati d'Italia, anche perché gli anni erano molto, molto indietro. Questo ragazzo si è laureato in filosofia con una tesi che tuttora è, tra virgolette, un bestseller nell'ambiente. Elementi, si chiama questo, Elementi di critica omosessuale. Io sono andata in internet e me lo sono, a parte che è stato ristampato, mi sembra da Feltrinelli di recente, no? Sono andata a tirarmi giù dei pezzi perché volevo capire chi fosse questo Mario Mieli. A parte la sua storia tremenda, in linea con i dati scientifici, prima non l'ho detto, i transessuali hanno un tasso di suicidio del 30%, quindi veramente drammatico, no? Si è suicidato questo ragazzo all'età di 30 anni nel 1983. Ecco, a lui è dedicato, dicevo, questo circolo culturale. Mario Mieli, sentite cosa scrive. Questo è un pensatore del gender, quindi citato dalla teoria del gender, uno dei, diciamo, dei pochi italiani. L'assunto di fondo è che ogni persona è potenzialmente transessuale, vi ricordate il queer del gender, no? Fluido, se non fosse condizionata fin dall'infanzia da un certo tipo di società che, attraverso quella che Mieli chiamava educastrazione, costringe a considerare l'eterosessualità come normalità e tutto il resto come perversione. Non l'ho portato, volevo leggervi un pezzo. Scusate, vediamo se lo trovo. No, scusate, non,
non ho trovato. Va bene, in questo era un pezzettino che volevo leggervi proprio delle sue parole. Comunque, scusate, mi manca la seconda pagina. Andate, Mario Mieli, elementi di critica omosessuale, e se avete anche stomaco, trovate quello che parla, quello che dice sulla pedofilia. Ecco, allora chi c'è dietro? Il fronte pedofilo, senza dubbio, e questo fa molto pensare su questa teoria del gender, i movimenti femministi, però, e qui sono d'accordo con lei, attenzione, non quel buon femminismo che rivendica i giusti diritti delle donne, e a cui io stessa devo qualcosa, essendo di famiglia semplice ho potuto studiare, una volta soltanto non era così, quindi ecco, ma le femministe radicali o anche le femministe marxiste di radice marxista, perché il primo insegnamento di Marx, un insegnamento basale di Marx, questo non dobbiamo dimenticarlo, è stato che la prima lotta di classe, la prima vera lotta di classe è quella in famiglia, tra l'uomo e la donna, perché la donna non ha gli stessi diritti dell'uomo, e quindi questo è il primo momento di lotta di classe. Poi è stato magari un pochettino messo da parte questo aspetto della lotta di classe in famiglia, anche se poi non è così vero che è stato messo da parte. Le femministe, in particolare le femministe, adesso si chiamano femministe radicali, femministe di genere, hanno ripreso questo, cosa vedono le femministe? Vedono il non poter liberare il proprio desiderio con libertà così come può liberarlo l'uomo, perché la donna nel liberare il proprio desiderio ha l'handicap, diciamo, tra virgolette, della maternità. Quindi poi grande influenza nei movimenti femministi hanno i movimenti femministi di lesbiche, e quindi anche questo. Poi si potrebbero fare altre considerazioni anche di tipo economico. Finisco leggendovi tre righe di Dale O'Leary, un libro anche questo molto bello da leggere. Dale O'Leary è una scrittrice che ha approfondito tantissimo e studiosa del mondo del gender, e nel suo libro scrive questo, che a me mi ha illuminato. Sebbene coloro che propongono ideologie di genere presentino in pubblico un fronte compatto, ci sono in realtà delle divisioni interne. Alcune lesbiche, fra le femministe radicali, rifiutano gli uomini che vogliono essere donne lesbiche, ritenendoli degli intrusi. Alcune considerano le donne che vogliono essere uomini traditrici che sono passate al nemico. Di conseguenza, alcuni raduni femministi sono riservati a donne che sono nate donne e vivono da donne. Mentre le persone con attrazione per lo stesso sesso cercano di convincere la gente che sono nate così e non possono cambiare, i gender queer insistono nel dire che non vi è nulla di stabile e tutto può cambiare in continuazione. I transessuali vogliono che tutti fingano che loro sono davvero dell'altro sesso, ma la loro meta finale, il gender queer, è un mondo senza genere. È illuminante. A questo punto si potrebbe dire, ma allora adesso lei ci ha annoiato per 2 ore facendoci le classifiche, e qui invece ci dice che tutto è fluido, no? Effettivamente. Io mi fermo qua perché...